Bentornati amici di Lumismatica, eccoci qua con un nuovo video, oggi contenuto inedito, qualcosa di speciale. Speciale, no, di molto importante secondo me, veramente, perché andiamo ad analizzare degli euro utilizzando uno strumento molto potente che alcuni non conoscono, anch'io non lo conoscevo prima che me lo Neanche io. presentasse Ah, Simone. io lo conoscevo. Ah, sì, io lo conoscevo prima, poi l'ho conosciuto da altre persone. Però anche una cosa importante è che tornano finalmente i video sugli euro. Ecco, vedi, gli euro che sono sempre importanti, nonché moneta attuale circolante, Esatto, e quindi. soprattutto video che hanno portato molte persone ad avvicinarsi al nostro Verissimo, canale. verissimo. Sì, avvicinarsi al nostro canale, ma anche in generale al collezionismo. Io per primo, con gli Vero. euro mi sono avvicinato al collezionismo. E Però. infatti non è semplice trovare il valore, cioè io mi trovo in mano una moneta del genere e mi chiedo: ma chi diavolo è questa roba qua? Esatto. Tante volte non è nemmeno facile identificarle, magari se ne trovate una, che ne so, con su Donatello come questa, faccio vedere, bellissimo 2 euro di Donatello, allora magari potete un po' arrangiarvi e scrivere su internet 2 euro Donatello, E vi esce. in qualche modo vi esce qualcosa, sì. Però se è una moneta magari con un disegno un po' ricercato, un po' particolare. Allora può essere un po' più difficile trovare il Anche solo valore o individuare l'effettivo. il se il paese di origine, perché non Esatto. sempre, anzi, poi in certi casi si deve individuare il paese, la zecca, la tipologia di moneta commemorativa o circolante ordinaria, quindi è tutto un po' un casotto. Esattamente. Ecco che ci viene in aiuto allora il nostro magico smartphone, no? Dove Esatto. si possono installare anche delle bellissime app come quella Utilizzeremo oggi. che si chiama Google Lens, diffusissima, l'applicazione ha 500 milioni di download al momento, quindi direi che non merita presentazioni. Andremo a testarla oggi, Andiamo vediamo se funzionerà. Quindi a testarla, ecco, proprio vado qua, vediamo. inquadri Sì, la moneta. E inquadro la moneta. poi in teoria dovrebbe Sì, ricercare, giusto? non è andata molto a fuoco, però Vabbè. vediamo cosa trova. Infatti lì ci sono. Ci sono dei bellissimi Weihrauch HV80 HV Ecco, Piston diciamo. Seal. Ha individuato perfettamente la moneta Ha individuato, desiderata. ve lo dico io cosa, sono dei cuscinetti a sfera per tipo delle macchine industriali, qualcosa del genere. Ecco, proviamo Riproviamo. con la seconda moneta, magari ci andrà Magari meglio. proviamo su questo sfondo arancio, ecco, così l'ha inquadrata bene, molto meglio di quella di prima. Ecco, vediamo cosa ha tirato fuori. Ci è andato vicino, almeno che è un 2 euro, l'ha capito. Perfetto. Però non è quello giusto, purtroppo. Ha confuso i castelli. Qua c'è su un'immagine di San Marco, quello che ha trovato lui è tipo un castello tedesco. Vabbè, ma prima abbiamo provato off camera, funzionava. Off camera No, qualcosa vabbè, ma. avevamo trovato. Boh, vabbè, va ancora un po' perfezionato. Poi immaginiamo No, che però l'importante è utilizzando. comunque utilizzate una superficie che sia uniforme e inquadrate bene a fuoco la Sì, moneta. adesso se io Infatti, lo faccio qua, magari la trovo. prima abbiamo fatto così, ce l'ha inquadrata. In ogni caso, poi, una volta che si inquadra la moneta, si fa la ricerca e si ha il nome della moneta, a quel punto è tutto più semplice. La strada diventa veramente in discesa perché si può andare a ricercare quella moneta e di conseguenza trovare il vero valore del 2 euro che abbiamo tra le mani. Hai trovato il vero valore? Trovato la vera moneta. Ok. Ebbene, a questo punto abbiamo il nome della moneta, possiamo Sì. andare a ricercare il vero valore della moneta. Come facciamo? Allora, aprite subito eBay e no, ho sbagliato Ah, qualcosa. dici, ah, ma vabbè, ma qual era la procedura, diciamo, quella Ah, alternativa, sai? ok. E vabbè, allora cosa facciamo? Cosa dici No, te? perché no, interessante comunque come procedura, perché tu prendi, la metti in vendita a un prezzo a caso e poi dopo dici Sì, scegli tu. si viene incontro tra la domanda e l'offerta, sai, parto da 100.000, poi se vale 3 euro magari ci si viene incontro. Esatto. Cioè, l'importante è comunque provarci a venderla al prezzo più alto possibile. Spar No, chi la spara vabbè. più alta. Vabbè, tornando e dicendo la verità su come trovare il valore, scaricate l'app Euric,
che racchiude in sé monete. Le valutazioni riportate sono per il fior di conio, quindi cercate la moneta lì per paese. Una volta che avete il riferimento sapete dove cercare e cosa cercare, quindi non avete più problemi nel trovare il valore della vostra moneta. Certo, no, è importante. Poi si integra anche con Google Lens, giusto? Sì, sì. Quindi perfetto. Sì, loro trovano con Google Lens il nome della moneta e poi una volta che hanno il nome della moneta sull'applicazione Auric, che va scaricata anche quella, sì, possono trovare la moneta ricercando per paese o per nome e trovano il valore. Sì, 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 sì. Anche oggi secondo me è un contenuto interessante. Siamo soddisfatti di questo video. Siamo soddisfatti di quello che abbiamo detto. Ne andiamo fieri. Aspettiamo like, commenti, iscrizioni, perché dobbiamo, esatto, arrivare ai 500 iscritti, perché a 500 iscritti ci sarà lo speciale. Un altro speciale. Speciale 500. Speciale 500. E poi speciale 1000, così andremo avanti. Quello lo vedremo più avanti. Sì, con calma. Quindi noi ci possiamo salutare qui. Possiamo salutarci, ricordatevi, mi raccomando, come abbiamo già detto, like e iscrizioni. Ciao. Alla prossima, ciao.